Abbiamo Paolo Jarre, che è medico del Servizio Sanitario Nazionale, a cui chiediamo per quello che lui, che è il suo settore di lavoro, quali possono essere le premesse sui gas tossici CS usati in Val di Susa e poi le applicazioni traumatologiche, le varie possibilità Di di conseguenze. conseguenze sulla salute delle persone. Certo, allora la premessa che è importante fare è che ci sono pochi studi scientifici sugli effetti di queste sostanze, perché la maggior parte degli studi sono studi in ambito militare, quindi coperti da segreto e quindi non ne abbiamo, non sono messi a disposizione, diciamo, del mondo scientifico diffusamente. Seconda premessa importante è che un'altra ragione della scarsità delle analisi è determinata dal fatto che chi è colpito da questo tipo di dispositivi in giro per il mondo molto spesso non va a farsi curare negli ospedali, negli ambulatori pubblici per i rischi che ne conseguono rispetto alla propria libertà personale o alle conseguenze penali, per cui si fa curare a casa o si arrangia per conto proprio. Terzo aspetto di carattere generale che mi preme anteporre a una discussione più tecnica è il fatto che questo tipo di conseguenze non vengono mai incluse nella valutazione di impatto, mentre invece andrebbero a pieno titolo messe nella valutazione di impatto, cioè c'è l'impatto diciamo ambientale, ma c'è l'impatto anche sanitario, non solo della costruzione dell'opera, ma anche del contrasto all'opposizione Quindi nel all'opera. senso più E ampio. certo, quella che viene chiamata valutazione globale di impatto, che quindi tiene conto anche poi perché ci dicono ah, il treno è meglio del trasporto su gomma. Certo, il treno è meglio del trasporto su gomma, se il treno riuscissimo a calarlo senza tutto quello che significa costruirlo e combattere, diciamo, l'opposizione alla costruzione. Vediamo allora la prima parte, diciamo, di traumatologica. Sulle Certo. persone, accennavamo anche un po' alla storia di incidenti dovuti al lancio di lacrimogene ad altezza d'uomo. Certo, allora i lacrimogeni si usano da molte decine di anni, una volta contenevano dei principi attivi differenti da quelli attuali, dal cosiddetto CS attuale, però diciamo che i dispositivi erano abbastanza simili. In Italia ne abbiamo un ricordo, soprattutto quelli che hanno una certa età, di un ampio utilizzo tra la fine degli anni 60 e la prima metà degli anni 70 nei disordini di piazza e ci sono due casi descritti non nella letteratura scientifica ma diciamo nella letteratura Dalla cronaca. aperta dalla cronaca che sono quelli di Saverio Saltarelli, uno studente abruzzese a Milano di 23 anni e di Giuseppe Tavecchio, un pensionato sempre a Milano, morti nel 70 e nel 72 in conseguenza del trauma al petto di un candelotto lacrimogeno. Ci sono dei casi molto più recenti, soprattutto in aree calde del pianeta, e mi riferisco all'India, al Kashmir in particolare e alla Palestina, dove sono descritti ancora recentemente. Ad esempio, i casi indiani sono pubblicati anche su una rivista di neurochirurgia pediatrica con morti per colpi alla testa di candelotti, quelli attuali. Quelli palestinesi anche sono molto recenti e anche qui si tratta di mortalità da trauma o toracico o alla testa. Quindi questo per quanto riguarda il trauma diretto, Certo, per la mortalità da trauma la diretto, perché mortalità poi da trauma c'è tutto, diretto. diciamo, la traumatologia senza conseguenze letali, che è altrettanto importante, in particolare per i traumi all'occhio. Ci sono descritti in letteratura diversi casi di perdita della vista o monolaterale o bilaterale, traumatismi encefalici, traumatismi muscolari e ossei che sono importanti. Questo per molto spesso uno scorretto utilizzo rispetto alle regole, perché vengono sparati, questo l'abbiamo visto anche
nell'uso recente che ne è stato fatto in Val di Susa, con traiettoria orizzontale, non con traiettoria parabola, per cui un conto se ti casca in testa con la forza gravitazionale, un conto e se ti arriva con una velocità di 150-200 km all'ora, specie se sparato da vicino. Ecco, tra l'altro abbiamo visto in Val di Susa, abbiamo visto anche l'utilizzo tecnicamente diverso, cioè quello di traiettoria diretta, più o dritta o a traiettoria a parabola, e in alcuni casi si aprivano a grappolo, quindi sono una specie di cluster bombs lacrimogeni, perché si vedeva la parabola che si alzava e poi qua, tre o quattro diverse direzioni che cadevano a grappolo su un'area determinata, quindi evidentemente li usano anche in questo modo. Questo, se vogliamo essere proprio corretti fino in fondo, in teoria dovrebbe ridurre i rischi di tipo traumatico, perché se effettivamente questo dispositivo a un certo punto si aprisse e liberasse esclusivamente il principio attivo e quindi non avesse poi un impatto contro le persone, in teoria dovrebbe essere un miglioramento, però questo ha riguardato solo una parte dei dispositivi. Ci porta agli aspetti tossici. Certo, ci porta agli aspetti tossici, che sono quelli che vengono molto spesso più considerati. Anche da questo punto di vista dobbiamo parlare di mortalità, perché molto spesso questo invece viene del tutto misconosciuto. Il caso più clamoroso a livello storico è il caso dell'assedio a Waco in Texas nel 1993 della setta dei Davidsoniani, che fu espugnato, il cui ranch fu espugnato dai Marines e dall'FBI, e questa azione causò più di 70 morti. E ci sono delle stime di autorità indipendenti, in particolare uno studio fatto da uno studioso tedesco, che ipotizza che una parte di questi morti, fra i quali ci furono 16 bambini, furono causati dagli effetti del CS, o come concausa o come causa diretta. Ci sono dei casi invece descritti appunto più giornalisticamente in Palestina, anche recenti. Ad esempio c'è un caso raccontato del 1 gennaio di quest'anno di un ragazzo morto il giorno successivo all'inalazione di grosse quantità di CS all'ospedale di Ramallah, viene descritto come conseguenza di questa inalazione. Questo a livello, diciamo, qual è il limite mortalità dell'esposizione che porta alla nocività sicura, diciamo? Allora, sicuramente l'esposizione in un ambiente chiuso, quello che è successo in Texas è probabilmente stato determinato dal fatto che sono stati utilizzati in un ambiente chiuso. Questo da un certo punto di vista ci tranquillizza in parte rispetto a un utilizzo in ambiente aperto. Poi probabilmente il limite è dato dalla sensibilità individuale, nel senso che non tanto dal tipo di concentrazione. Ad esempio la concentrazione di CS nei dispositivi americani o quelli inglesi è diversa, è stata diversa per molti anni. Gli inglesi avevano una concentrazione 5 volte superiore a quella americana di CS, quelli che venivano usati in Nord Irlanda dagli inglesi. Su questo però non ci sono studi certi. Quello che è certo è che, essendo utilizzati in contesti dove ci sono migliaia di persone, fra queste migliaia di persone la variabilità della sensibilità individuale è estrema, per cui ci sono le forme di allergia, come a tutti i prodotti chimici, ai farmaci, eccetera. Se colpisce una persona che ha una ipersensibilità rispetto a determinati composti, questo può provocare anche delle conseguenze letali. Per cui diciamo, non è tanto la concentrazione in un ambiente aperto che è l'elemento critico, quanto la variabilità delle sensibilità dei singoli individui. Comunque, questo anche per tutto... Rimane la variabile quantità comunque. Certo, più ne è dose dipendente. Diciamo che a parità di sensibilità le conseguenze sulla salute sono dose dipendente. Se io sparo uno ho uno, se sparo 10 ho 10. Sembra che da noi in Val di Susa ne abbiano sparati almeno un migliaio. Sì, è stata una quantità che probabilmente è superiore almeno a quello che è stato utilizzato 10 anni fa a Genova, ecco, forse addirittura superiore a quei quantitativi che erano già stati estremamente elevati. Certo,
la quantità è importantissima e spiega anche l'alta prevalenza che viene descritta di tutte le conseguenze non letali, quindi tutte le conseguenze sull'apparato respiratorio, sia acute, cioè nell'arco di minuti, ore, quindi mancanza di respiro, bruciore alla gola, laringospasmo, difficoltà di respirare, appunto, e le conseguenze al naso, con sanguinamento del naso, bruciore, le conseguenze agli occhi. Quelle agli occhi sono fra le più pericolose rispetto ai rischi a lungo termine, perché sono quelle per le quali si possono avere delle lesioni della cornea, che sono lesioni permanenti, che poi possono anche portare addirittura alla necessità di un trapianto, e lesioni ai canali di circolazione dei fluidi all'interno dell'occhio, con il rischio del glaucoma. Questi sono rischi concreti e sono dose dipendenti, quindi è vero c'è la sensibilità individuale, però è anche vero che più se ne usa più è rischioso. Molti si chiederanno con una certa curiosità quante conseguenze possono avere i poliziotti che usano queste cose, quelli in ordine pubblico le usano più sovente. I poliziotti paradossalmente sono quelli che sono più a rischio per le conseguenze croniche, nel senso che laddove si parla di rischio di effetti cancerogeni o mutageni di queste sostanze che sono dimostrati in vitro, cioè con sperimentazione con culture cellulari, quindi non con persone, sono rischi che probabilmente dipendono dalla durata e dalla ripetizione dell'esposizione. Su che arco di tempo? Probabilmente si tratta di anni, ecco, su questo non ci sono stime. Quindi chi fa il celerino potrebbe in qualche modo essere esposto a una malattia professionale da esposizione ripetuta a questo tipo di agenti. Questo perché, anche perché in parte le maschere antigas o dispositivi di questo tipo proteggono in parte dall'esposizione dell'alveo respiratorio, ma non proteggono ad esempio dall'esposizione cutanea. L'esposizione cutanea può comportare il rischio di malattie croniche della pelle e cose di questo genere. Tanto abbiamo visto che non tutti quelli che ne facevano uso in Val di Susa, tra i carabinieri e i poliziotti, non tutti avevano la maschera antigas. No, infatti c'è anche una dotazione assolutamente così, molto improvvisata. Ecco. Sicuramente di tutto questo io facessi parte dei sindacati di polizia e di chi si occupa della salute delle forze dell'ordine, mi preoccuperei, perché non solo sul piano della salute ma anche sul piano delle possibili conseguenze, vertenze, eccetera, anche queste da mettere nella valutazione d'impatto, può essere importante. Qui si apre anche la questione politica, cioè della possibile richiesta avvertenza sul fatto di non usare più questi mezzi, questi gas. Bisognerebbe forse arrivare a un punto in cui si fa richiesta di non utilizzarli più. Certo che per l'ordine pubblico l'obiezione potrebbe essere che non hanno altri mezzi che non siano appunto questi, o il tramanganelli, sfollagente, idranti e gas lacrimogeni. Diciamo, per andare oltre si sale un gradino nella qualità della repressione. Certo, allora chi ne sostiene l'utilizzo da sempre sostiene che questo tipo di strumenti riducono il rischio di incidenti per la salute sia delle forze dell'ordine che dei dimostranti, perché riducono l'impatto del contatto diretto. Ovviamente significherebbe arrivare al corpo a corpo, ecco, senza l'utilizzo di questi strumenti. E in teoria, larga massima, questo potrebbe avere un senso. Bisogna ricordare che già nel 1998, quindi 13 anni fa, una delle più autorevoli riviste mediche mondiali, Lancet, proprio in considerazione della mancanza di informazioni certe sulla sicurezza di questi agenti del CS, ne propose una moratoria di utilizzo, che molto prima
già negli anni 80 otto paesi alle Nazioni Unite ne proposero il bando non solo come armi di guerra, perché come armi di guerra sono bandite, questo Perché sono tipo di classificati sono come. classificati come armi chimiche nell'uso non per ordine pubblico, ma nell'uso bellico. Otto paesi ne proposero il bando tout court negli anni 80. Quindi sicuramente bisognerebbe porre il problema della sospensione del loro utilizzo, almeno fin quando non ci fosse informazioni certe Sì, che tranquillizzino rispetto ai rischi a lungo è termine. curioso che nei protocolli si dica che sono vietati per usi bellici, si supporrebbe naturalmente, a maggior ragione sui civili, ma non essendoci questa Sì. È postilla. una postilla burocratica, in teoria per usi bellici probabilmente perché, ricordando, vabbè, i primi usi dei gas, di cui ahimè siamo gli inauguratori nella guerra d'Africa, in Libia ancor prima che poi più successivamente in Abissinia, si pensa più a un utilizzo giorni e giorni consecutivi o settimane e settimane consecutive, quindi con sicurissime conseguenze acute sulla gran parte della popolazione.